Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova puntata di questo ciclo di talk. Questo episodio è dedicato appunto alla materia. Ieri abbiamo parlato di colore, oggi parleremo di materia come appunto elemento e come elemento progettuale. E abbiamo con noi oggi una serie di ospiti che ci illustreranno la loro azienda e la loro pratica e parleremo un po' di come appunto trattano la materia all'interno del loro lavoro. Nicola Parrinello, che si occupa appunto con il fratello, ha fondato un'azienda che si chiama Night 50, che produce piastrelle di pietra lavica. William Lucchetta, che invece è il fondatore dell'azienda Cimento, che si occupa appunto di produrre elementi di arredo ed elementi di design in cemento. E invece Elisa Ossino, che è fondatrice dello studio Elisa Ossino Studio. Elisa Ossino. Ossino, scusami, Elisa Figurati. Ossino. Appunto, i nostri ospiti parleranno del loro lavoro, che ci illustreranno appunto attraverso una loro presentazione, una serie di video che guarderemo insieme. Partiremo proprio da Nicolò, che ha fondato da poco appunto con il fratello questa azienda che si occupa di produzione di. Sì, noi, salve, noi realizziamo piastrelle in pietra lavica maiolicate e in cotto fatto a mano. L'azienda è ubicata a Caltagirone, città della ceramica, patrimonio UNESCO, Val di Noto. E, per noi la ceramica è importante perché la si fa da secoli. Queste sono le cave di pietra lavica dove noi prendiamo la materia prima sull'Etna, naturalmente, rigorosamente dell'Etna. Qui ci sono alcuni passaggi legati alla lavorazione, al taglio, che viene realizzato con macchine a controllo numerico. Sì, perché voi avete una storia familiare, no? Sì, diciamo che noi non veniamo dal nulla, ma la nostra è la seconda generazione e quindi già alle basi abbiamo un percorso molto importante e un paio di anni fa abbiamo deciso di mettere a punto questo nuovo brand perché poi 950 o 950 rappresenta per noi la temperatura a diffusione, infatti dovrebbe essere 950 gradi, proprio la temperatura a diffusione dei nostri manufatti. Qui ci sono alcuni passaggi proprio di lavorazione, quindi da lastre prettamente da forme squadrate a masselli che vengono scavati, quindi tre dimensioni. Un paio di passaggi di lavorazione, questa è la smaltatura con aerografo fatta in cabine speciali, il passaggio della decorazione fatta a pennello, quindi rispettiamo la tradizione del prodotto, quindi fondamentalmente non abbiamo cambiato il percorso produttivo del nostro manufatto, ma cerchiamo di rispettare proprio quelle che sono le origini, quindi prettamente decori fatti a mano con le maschere, oggi stencil. Queste sono altre applicazioni. Questa praticamente è un nuovo prodotto fatto per estrazione, quindi prima facciamo una smaltatura e poi per estrazione togliamo la parte facendo praticamente in parte la decorazione. Per completare poi abbiamo la parte della cottura che poi è la parte proprio della trasformazione mineralogica, proprio il passaggio dallo stato polveroso allo stato solido della materia e in questo caso, come dicevo prima, la nostra temperatura di fusione arriva a 950 gradi e per questo abbiamo dato il nome a questo nuovo brand di 950 gradi. Dopodiché il prodotto ceramico è finito ed è pronto e destinato a essere utilizzato o messo nel mercato. E avete iniziato già a collaborare magari con artisti, con Sì, designer? allora sì, diciamo che collaboriamo con diversi interior design, con anche design, quindi sì, siamo stati candidati al Compasso d'Oro, abbiamo vinto due premi internazionali, quindi fondamentalmente il nostro prodotto è un prodotto che sta avendo un successo interessante. Lo è ancora di più perché giustamente abbiamo voluto ristrutturare il nuovo opificio che è molto interessante perché è una vecchia segheria degli anni 30 e quindi sì, comunque sì. La vostra sede? La nostra sede, sì, la nuova nostra sede da un paio di anni.
bellissimo. È molto affascinante. Ma sempre sì. A Caltagirone? Sì. Caltagirone è un brand riconosciuto in tutto il mondo per le sue ceramiche, quindi la maggior parte associano Caltagirone, ceramica, ceramica, Caltagirone. E questo ci dà un'enorme diciamo, soddisfazione avere questa associazione tra Caltagirone, ceramica, ceramica, Caltagirone. Quindi è un passaggio per noi importantissimo, noi calatini o caltagironesi che viviamo la città, è un passaggio importante. Ma voi avete anche, immagino, anche solo dalle scelte grafiche che avete fatto, scelto anche di porvi in una maniera magari diversa, cioè cercare di conservare questo legame tra Caltagirone e la produzione di ceramiche, ma avere un linguaggio più innovativo anche nella scelta del disegno, vedo. Allora, sì, certo, giustamente noi in azienda produciamo anche una parte di prodotto più legato al territorio, più folcloristico, se così possiamo chiamarlo, che comunque fa parte della nostra tradizione e dove esiste una richiesta vera e propria. Questa naturalmente sono delle linee più di design, più minimaliste, più essenziali, che possono essere utilizzate in qualsiasi contesto di casa, perché giustamente se l'azienda vuole abbracciare un cliente, tra virgolette, un cittadino del mondo, deve dare un prodotto che abbia la possibilità di essere inserito in qualsiasi contesto di abitazione o qualsiasi contesto in generale. Quindi questa linea proposta nella collezione di 950 è una linea che ha questa appetibilità. Giustamente però noi in casa facciamo anche prodotti più legati al territorio. Sì, la cosa interessante appunto anche cercare di raccontare la Sicilia al di fuori dei confini siciliani, quindi portarla anche per dire al Salone del Mobile, dato che qua siamo a Milano a raccontare un prodotto e portare in qualche modo tramite una nuova forma di linguaggio il prodotto nelle case di chi effettivamente non conosce queste realtà, che trovo sia una cosa molto interessante. Allora, adesso passiamo al Veneto. Infatti, dalla Sicilia andiamo al Veneto. Sì. All'estremo. Prego. Grazie. Questa interfaccia culturale. Cimento è un nome dialettale veneto. Invece di chiamare il prodotto cemento, l'abbiamo un po' il nome storpiato, come diciamo noi, cimento. Nasce da un'esigenza nell'ambito del retail che dovevamo riprodurre il cemento calcestruzzo a faccia vista. Quindi ci siamo ritrovati a dover riprodurre il faccia vista finitura Tadao Ando in un contesto proprio qui a Milano, in San Babila, nel mondo del retail. Abbiamo fatto 20 campionature di calce, rasanti, pitture e resine, senza esserci mai riusciti. Alla fine siamo riusciti a produrre, diciamo, questa finitura grazie a uno scenografo. E da lì, una volta riuscito, ha avuto un successo mondiale, tant'è vero che abbiamo prodotto questo materiale su pannelli in legno, l'abbiamo prodotto in tutto il mondo e distribuito in tutto il mondo. Da lì abbiamo capito che c'era una grande opportunità, che era quella del, ho detto, qui può nascere, cambiando il colore e la finitura, può nascere, diciamo, del nuovo business. Quindi abbiamo cercato di portare questo pannello con questo rivestimento superficiale di 2 mm, abbiamo cercato di portarlo nelle falegnamerie e abbiamo cercato di distribuirlo. Ma non eravamo compresi, quindi ci siamo ritrovati che tutti quanti, ogni volta che presentavamo questo materiale, ci facevano tante storie, ma come si taglia, come si utilizza, come si unisce. Tutto questo stiamo parlando nel 2010, quindi il cimento nasce nel 2010. Nel 2018, dicembre 2018, Aldo Parisotto arriva in azienda a noi, avevamo appena fatto la sede nuova, e ci chiede se volevamo andare al fuorisalone alla statale a Milano. Dico va bene, andiamo, però non voglio andare con altri, andiamo da soli. Ci presentiamo, mi presenta il progetto e mi presenta gli arredi tutti rotondi dei cilindri. Ho detto guarda che noi facciamo solo pannellature
dritte, piane, e non facciamo il cemento che flette. Bene, i ragazzi nostri di ricerca e sviluppo sono riusciti a, siamo riusciti a brevettare il cemento che flette. Quindi noi abbiamo questa, questo foglio di 3 mm che praticamente siamo riusciti a si curva. A quel punto siamo arrivati a fare il bidimensionale e quest'anno con l'Elisa Ossino siamo riusciti a fare il tridimensionale, perché abbiamo presentato quest'anno. Upgrade. Quest'anno sì. Abbiamo un'evoluzione di progetto, esatto. È stato un incontro bellissimo quello con questa azienda. E adesso abbiamo un progetto molto interessante in corso. E ci siamo ritrovati quindi che abbiamo avuto un grande successo da parte della stampa e siamo stati pubblicati gratuitamente in tutte quante le riviste e ci siamo detti, bene, adesso cosa facciamo? E allora abbiamo fatto il passo successivo, abbiamo aperto uno showroom a Milano in via Borgogna e poi è venuta la pandemia. E mi sono ritrovato, aver aperto uno showroom, aver fatto degli investimenti, mi sono trovato che cemento lo seguivo in maniera molto marginale. Se considerate che l'azienda nasce nel 2010 e si è rivelata al mondo nel 2019-2020, sono stati 10 anni in cui non ero compreso da nessuno. Ho lasciato tutte le altre aziende che avevo e mi sono concentrato sul materiale. Avendo grandi soddisfazioni giorno dopo giorno, cresceva in me questa passione che adesso mi prende giorno e notte. Mi prende giorno e notte. Devo confermare, perché cioè, William è veramente vulcanico. Bellissimo, è incredibile, perché gli lanci una mezza idea, lui dopo 2 secondi ti ha fatto il prototipo, ha fatto l'esperimento, arriva, lo porta, rilancia, gli viene un'altra idea, per cui è una sorta di vulcano di energia. Personaggio con cui adoro lavorare, perché anche io sono abbastanza impulsiva sui progetti e quindi è molto divertente mandare questo feedback. E quindi mi sono ritrovato innanzitutto a marzo con l'azienda, le aziende ferme, vuote, e ho detto qui succede qualcosa di grosso, ho detto qua o salto per aria, perché avevo appena finito di fare la sede nuova, avevo investito diversi milioni. E quindi la volontà è stata quella di poter presentare qualcosa di nuovo e di poter approcciarmi agli architetti. Ho avuto la fortuna e ho la fortuna oggi di lavorare con tutti gli architetti, anche con Elisa, con la Patrizia Orchiola, con la quale ho fatto diversi progetti e l'anno scorso abbiamo presentato diversi prodotti. Ma più che altro cemento lavora molto con le superfici. Noi siamo molto presenti nel mondo del retail con progetti tutti custom per ogni cliente. Noi siamo made in Veneto e tendo io a preservare il creato. Quindi quando mi dicono, quando vedo, come si dice, che dalla montagna estraggono il marmo, estraggono le pietre, mi prende male. Quindi io sono uno che tendenzialmente dico, bene, cosa buttate via voi? Bene, io uso tutti gli scarti di produzione di queste aziende. Quindi mi arrivano questi bei sacchetti bianchi, senza nome, senza cognome, che per loro è uno scarto, e io da lì, i miei ragazzi, noi tutti, riusciamo a tirare fuori quello che è, diciamo, la materia. Perché il cemento è sempre visto grigio, un po' con la finitura del tavolato, liscio. E invece la pietra, in realtà, quando si va a scavare nella sua profondità, si esprime in tanti modi, perché ci sono tutti gli inerti che vanno dal marmo di Carrara. Noi abbiamo la sabbia del Piave, uno mi dice la sabbia del Brenta, perché noi setacciamo proprio le sabbie e tiriamo fuori quelli che sono i micro sassolini di sezioni molto sottili e li inseriamo e le facciamo emergere dal cemento, come il quarzo, come il vetro,
E questo mix, diciamo, di materiali messi insieme fa sì di avere delle superfici meravigliose. Abbiamo fatto per l'Hotel Sixth Sense a Roma, aperto da poco, tutte delle pareti per il centro benessere con le foglie cadenti dall'oro. Ma anche lì per me era tutta una novità, quindi ho scoperto il mondo di fare lo stampo, di capire come lavora il cemento con lo stampo, che non è, cambia anche il colore. E per dire oggi che è una giornata di umidità, di pioggia, dovete sapere che ogni giorno non è uguale per noi, perché l'asciugatura non abbiamo i 950 gradi, noi abbiamo un'asciugatura che è data dal tempo, dei giorni, ma se c'è troppa umidità il colore può anche variare. Quindi abbiamo anche il problema, diciamo, tra l'otto e l'otto che ci sono delle micro differenze di colore. Vediamo un po'. Beh. Faccio andare avanti il video. E poi la bellezza della materia viva, no? Che comunque. Nati per essere concreti. Bellissimo. Il colore lo facciamo con le terre naturali, e quindi abbiamo gli architetti, i designer che ci dicono l'NCS, e quindi
Per fare un colore noi di solito ne facciamo una decina o una quindicina per riuscire ad arrivare a dare l'NCS che loro vogliono. E questo è un aspetto straordinario, sì. Nel senso che quando arrivi da loro in azienda hai una quantità di varianti di sfumatura, di tono dello stesso colore, che è una sorta di paradiso per un architetto, sì. Un designer è di una bellezza incredibile, perché hai tutte queste sperimentazioni. Poi William è veramente un grandissimo sperimentatore, per cui gli dici mezza cosa e lui è già là che ti fa il campione in tempo reale, ti produce questo materiale, poi aggiungi l'inerte e cambi la granulometria, cambi la materia. È un esperimento bellissimo, creare materiali. Ecco, la cosa che ci entusiasma, diciamo, è proprio questo. Ogni volta mi mandano i render e mi dicono vorremmo questo. E quando vedo dico, e adesso come facciamo? Però avendo sperimentato prima, avendo sbagliato prima, perché quando un'azienda come la nostra, giovane, perché diciamo, io dico sempre, siamo nati nella pandemia, perché nel momento in cui l'imprenditore si mette in prima persona e porta avanti un progetto come questo, si sbaglia, ma da questi sbagli nascono di quelle finiture talmente nuove, una proprio recente, che è una finitura che sembra terracotta, perché non ero convinto di quello che voleva il cliente, non ero convinto, io non volevo dargli quello, perché ho detto qui sicuramente non va bene. È nata una finitura talmente bella che il cliente è rimasto così estasiata, eppure noi. E quindi da lì niente, poi si cambiano, si mettono gli inerti al loro interno, si può levigare, si può sabbiare, si possono fare delle maschere, insomma, fare astratti, tante cose. Praticamente noi oggi ci troviamo con un laboratorio di ricerca e sviluppo e abbiamo per 10 anni abbiamo innovazione da mostrare, ma non possiamo mostrarla perché è troppo, è talmente tanta, tutta nella sostenibilità, che rischia di fare troppo. Il troppo poi il mercato non riesce a recepirlo, no? Quindi dobbiamo andare un po' alla volta, una cosa alla volta, fatta bene. Proprio perché l'Elisa mi conosce, io sono Vulcano, mi viene in mente qualcosa, vedo qualcosa, vado lì in laboratorio e lo faccio fare, vado là dall'operaio e lo faccio fare e poi metto via e poi attendo. E quindi c'è una stanza tutta piena di questi giochi meravigliosi che tu vai lì, super sì. Segreti, ma c'è una ricerca straordinaria, bellissima. Sì. Io devo dire che il mondo della materia è un mondo veramente affascinante, perché sai, siamo abituati spesso noi come designer a pensare al disegno dell'oggetto, quindi al disegno dell'interno, al disegno del progetto architettonico, di design, ma progettare la materia, partire progettando la materia, ha un valore aggiunto fortissimo, perché poi ti permette anche di lavorare molto nella personalizzazione sia del prodotto che dell'interior, della parete, dell'architettura. Quindi è un mondo sì super affascinante. E poi diciamo che i designer ci aiutano a noi andare oltre, no? Perché loro hanno un'esigenza. A volte dicono, anche in azienda mi dicono, ma non posso fermarsi un attimo prima, no? Cioè, ma cosa andiamo a fare? In realtà loro ci spingono ad andare oltre. Oltre, certo. E questo devo dire che grazie a loro noi oggi abbiamo una certa, diciamo, visibilità e siamo riusciti a sperimentare così tanto, perché tendenzialmente se io penso a dove sono partito, che avevo il grigio in 6 colori, grigio chiaro, scuro, nero, bianco, effetto Tadao Ando, con pannello in legno, e che oggi mi chiedono, quando mi chiedono dobbiamo fare dei piani di tavolo, ci dai dei pannelli di colore cemento, gli dico guarda è il colore base, che tra l'altro non ce l'abbiamo neanche, perché noi abbiamo
aumentato la produzione in funzione delle esigenze che avevamo, diciamo, del fabbisogno dei clienti. Però è anche vero che per aumentare la produzione di una cosa che abbiamo dovuto brevettarci, non esistono neanche le macchine. Quindi abbiamo dovuto inventarci le macchine per produrre, adeguare le macchine per produrre, e quando poi rifai una macchina nuova cerchi di automatizzarla il più possibile, perché il nostro lavoro è tanto artigianale, non c'è un sistema industriale, è un sistema ancora fatto di persone che col trapano mescolano la miscela, di gente che quella betoniera che abbiamo visto prima, che si svuotava, al suo interno ha 5 elementi che possono essere terre, inerti, sabbie, che messi insieme fanno il mix. Ma tutto questo è veramente un'alchimia. Poi sì, è un'alchimia. E quindi diciamo che abbiamo fatto un passo veramente, come si dice, in avanti, ma dobbiamo farlo ancora di più. Adesso con le formelle per noi si è aperto un altro mondo, il tridimensionale. Il tridimensionale anche qui è nato per un'esigenza di un brand molto del lusso, il quale ho un contratto a livello mondo importante. Quando abbiamo sperimentato, e questi sono arrivati a luglio, nel mese di luglio, e il prodotto gli serviva a settembre, e nel mese di luglio, con agosto di mezzo, è difficile produrre, no? Certo. Fare stampi, ingegnerizzare tutto. La forza dell'artigiano è quello che, invece di mandare persone in ferie, ci prova tutto, perché dice: questa è un'opportunità, e cerco di coglierla, no? Quindi noi diciamo che le opportunità le abbiamo prese tutte, sì, per il momento. Sì. Beh, poi devo dire che noi in Italia, da questo punto di vista, siamo una terra ricchissima di... c'è una tradizione incredibile dell'artigianato, e ci sono delle tecniche che dobbiamo assolutamente tramandare, dobbiamo fare in modo che di salvaguardarle e anche di svilupparle, perché è davvero un patrimonio unico quello che abbiamo. Io... per esempio, personalmente ho lavorato con tanti materiali perché ho proprio cercato di fare una ricerca in questa direzione. Infatti oggi ho portato una serie di progetti diversissimi l'uno dall'altro. Perché possiamo venderli anche subito, così colleghiamo direttamente il lavoro di cimento. Sì. Se vuoi, volentieri. Ma l'idea era proprio quella di, appunto... Quindi con materiali anche diversi. Con materiali diversi, quindi oggi porto una serie di esempi di progetti che abbiamo realizzato in studio, dove per me la ricerca della materia è una delle cose principali. Cioè io parto sempre, vabbè, a monte dal concept, che è la prima cosa, ma poi per dar forma a un progetto l'importanza della materia. E a me piace lavorare con la materia cercando di forzare la materia, cioè cercando di ottenere quello che non ti aspetteresti da quel materiale. Quello che pensavo io è anche che noi stiamo parlando di materie che hanno una certa massa comunque, no? Nel senso, stavo pensando alla differenza tra, non so, un Kuramata che lavora con la trasparenza e un Jad che lavora invece, non so, col cemento, col massiccio, no? E quindi è interessante anche avere un punto di vista di una designer che lavora sì con la materia in maniera diversa e lo usa come elemento progettuale. Sì, per me è un tema estremamente interessante, infatti era un tema che avevo un po' anticipato nel 2021, quando mi hanno invitata a partecipare alla Biennale di Venezia. Avevo creato un'installazione in una stanza, lavorando, portando alcuni esempi dei miei progetti che proprio lavorano sul tema materia. Quindi avevo portato un po' Salvatori, De Castelli e anche questa ricerca sui legni. Ecco, questo è un lavoro che qua un po' una sintesi di questa ricerca sui materiali, perché era una sorta di autoritratto tramite i materiali. E qui il racconto, per esempio, fatto con De Castelli è stato molto interessante, perché la prima volta che sono andata a vedere l'azienda era molto affascinante questo mondo con queste vasche galvaniche dove loro un po' in maniera molto alchemica trasformano la materia. E poi c'era tutta questa lavorazione scultorea della materia interessantissima, però la mia riflessione è stata proprio quella di dire ad Albino: ma perché
il ferro si lavora principalmente proprio per la sua malleabilità, per tutte le sue la possibilità di curvarlo, e poi loro fanno queste ossidazioni bellissime. Ma la mia ricerca è stata proprio di forzare la ricerca del colore, che non è esattamente quello che ti aspetteresti di trovare nel ferro, e quindi l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di immergere queste lastre all'interno delle vasche di galvanica, forzando componente e tempi, aspettavamo e guardavamo come si trasformavano, in modo da creare proprio una palette colori, lavorando con questa materia che di solito non è esattamente colorata, ed è stata una ricerca molto interessante che poi abbiamo tradotto con questa, un po' con questa installazione. E qui in questo caso abbiamo lavorato con il rame, l'abbiamo fatto con il ferro, l'abbiamo fatto con l'ottone, ottenendo diversi gradienti di tonalità. Questa era la Venice Design Biennale, sì, giusto? Sì, sì, sì. E invece questo è un altro lavoro che abbiamo fatto con questi legni millenari, un lavoro interessantissimo in collaborazione con Arte Nova Milano, che ha trovato questi legni bellissimi sommersi nei Balcani e ha iniziato a proprio brevettato e ha iniziato a raccogliere tutti i legni man mano che emergevano, perché sono legni che con le tempeste negli anni si sono stati sommersi e sono andati in fondo al fiume, e che lentamente ogni tanto riemergono. E loro, con processi del tutto naturali e progetto assolutamente sostenibile, con i palloni tirano fuori questi legni, poi hanno fatto una serie di sperimentazioni per lavorarli con dei tranciati sottilissimi. È stata una ricerca molto lunga, perché all'inizio questi legni si frantumavano, si distruggevano, perché erano rimasti tantissimo tempo sott'acqua, privi d'ossigeno. Questa privazione dall'ossigeno, d'altra parte, gli dà delle colorazioni straordinarie, perché hanno tutte le sfumature di grigi, di colori bellissimi. Però loro alla fine sono riusciti a fare delle lavorazioni, li hanno messi su bancali, li conservano come dei prosciutti, con delle temperature controllate, con delle copertine di jute al laboratorio, anche là è una cosa meravigliosa, e trovi questi alberi millenari straordinari, che poi vengono datati a Roma, un istituto di ricerca all'università. Abbiamo trovato alcuni legni che hanno addirittura 8.000 anni, per cui abbiamo realizzato questa collezione di oggetti lavorando con questi legni, ed è possibile tramite questa analisi sapere anche la datazione e quindi a quanti anni fa risale questo materiale. Ecco qua alcuni pezzi di Abonos. E questi sono i tappeti che abbiamo realizzato, una ricerca bellissima, forse i primi tappeti al mondo realizzati in legno, perché poi questi legni, essendo rimasti tanto tempo sott'acqua, hanno anche una certa resistenza. Sono accoppiati con un materiale, con un sughero, con collanti del tutto naturali, e quindi sono totalmente sostenibili. E questa è l'installazione che abbiamo creato per presentare questo progetto. Là vedete i tronchi tranciati interi che scendono dal soffitto, è un po' la collezione che abbiamo realizzato accoppiando anche diversi materiali, lavorando anche con la pietra e con il legno. Questo invece è un altro tipo di sperimentazione che abbiamo fatto un po' di anni fa, lavorando in questo caso con un pattern che è stato stampato su un legno e che poi è stato applicato. Anche in questo caso, questo era un legno di Alpi, e quindi l'idea è stata quella proprio di realizzare un pattern sopra un legno e poi lavorare con diverse, sia con diversi pattern che con diverse tonalità di colore. Ecco, poi qua invece ho portato un interno molto recente, un progetto che abbiamo finito da poco e presentato in via Pontaccio, è lo showroom di Cristina, dove abbiamo lavorato con la materia, lavorando un po' sullo stesso tono. Qui l'idea era quella di creare una scatola monocromatica utilizzando diversi materiali, per cui il travertino, che è stato lavorato con taglio sega, la calce del Brenta, che è stata utilizzata alle pareti, e un cocciopesto che abbiamo creato anche lì dopo tantissime sperimentazioni e prove di inerti, granulometrie e colori, proprio con l'idea che questa scatola avesse un monocromo, però con diversi materiali.
È un progetto che trovo molto interessante perché poi, pur avendo questa matericità monocromatica, poi naturalmente i materiali riflettono in modo diverso la luce, quindi è anche molto interessante vedere come lavora la luce all'interno dello spazio. Sì, parlavamo ieri con Paola De Toni di Calce del Brenta, di come appunto anche il lavoro che la calce fa sulla parete, no? La presenza della calce rifletta in maniera diversa la luce, che la luce influenzi molto il rapporto dello spazio nella stanza, negli interni. Sì, assolutamente, infatti è una componente estremamente interessante. Io sono anni che lavoro con Calce del Brenta, ho fatto diversi progetti con loro perché trovo che sia una materia bellissima, intanto del tutto naturale. E poi alla bellezza di questo chiaroscuro che sicuramente amplifica la luce, la potenza, cioè diventa una luce molto pittorica. E quindi quello che trovo interessante nell'utilizzo di questi diversi materiali è poi anche come si traducano in chiave molto pittorica. Scala in ferro. Sì, poi anche rispetto a quello che diceva William prima, secondo me anche l'inaspettato generato dal colore, no? Essendo un materiale molto naturale, il risultato finale è del tutto inaspettato, è una continua ricerca e quindi anche quello secondo me è interessante quando si lavora con un certo tipo di materia sulle superfici. Sì, è super interessante. Poi partendo dagli inerti alle polveri, come fa William, è interessante perché puoi partire da una polvere colorata e fare anche ricerca in quel senso, al di là. Comunque è difficile gestire i materiali naturali. No, ma sì, è chiaro che sarebbe molto più facile gestire l'artificiale. Poi chiedono due elementi in più, ma devono essere lo stesso colore. C'è il tema del controllo del colore. Vai a fare la prova del colore e non ti torna per un punto o due punti. Non è una cosa... No, il tema del controllo del colore infatti è abbastanza complesso. Diciamo qui anche, sentivo prima il racconto della... abbiamo tanto in comune, sì? Nel senso che effettivamente è un'alchimia il nostro lavoro. Cioè, noi per la nostra, ma voi per la vostra, effettivamente è dura perché il cambiamento, anche il clima stesso... il caldo, il freddo, l'umido incidono tantissimo nella resa del prodotto e quindi quando sentivo parlare effettivamente pensavo tutti i problemi che poi in azienda si vivono quasi giornalmente ed è difficile proprio perché giustamente in quello che sperimenti difficilmente riesci a trovare l'attrezzatura giusta, quindi molto spesso te la devi costruire, la devi pensare. Noi all'interno del nostro laboratorio di ricerca, perché noi abbiamo una formula in pubblicazione, speriamo che sarà oggetto anche di brevetto del riutilizzo delle ceneri vulcaniche e quindi anche lì è un passaggio di 4 anni di studio dove si riesce a compattare la materia a freddo, quindi si parla del geopolimero che è una cosa interessante. Che potrebbe essere anche maiolicato, quindi noi stiamo cercando di fare questo passaggio, quindi di compattarlo a secco e di poterlo maiolicare. Nel racconto effettivamente è dura perché giustamente quando pensi che sei arrivato e metti quella goccia in più si apre, cambia e tu dici ora che facciamo? Lasciamo perdere oppure ci mettiamo dietro? Noi abbiamo un codice, sai? Abbiamo l'SB. Sì? Sai cosa significa? No. Ve lo dico in veneto. Sperem ben. Speriamo bene. Bellissimo. Okay. Effettivamente. Sperem ben. No, per me questa cosa appunto anche del legame territoriale che avete voi è molto interessante. Le cenere vulcaniche da una parte, ma anche solo il nome cimento, per dire, mi ha ricordato quando una volta una mia amica americana mi ha chiesto cosa significava Marcord, convinta che fosse un termine francese, gli ho detto ma è romagnolo, nel senso, cioè lei proprio era convinta che noi stessimo parlando, e io essendo emiliano romagnola ho detto no, non è proprio così. Quindi cimento trovo anche che già dal nome uno dice mi sto ricordando dove siamo, no? Il Veneto, Venezia, il territorio, noi tutta la collezione degli arredi è ispirata alle fermate di Vaporetti. Bellissimo. È tutto ispirato anche alla città di Venezia, ai loro quartieri, alla storia che ha di Venezia. Le formelle che abbiamo fatto con Elisa, i nomi derivano
quella grande. No, ma tu non hai idea, cioè abbiamo fatto una specie di tavola rotonda che è durata un giorno. No, però qualche ora sì. Ma per definire i nomi. Il legame di un'azienda nel territorio è fondamentale, quindi riconoscere sempre al territorio la paternità di qualsiasi progetto è fondamentale. Io lo dico sempre, molti pensano che abbiamo inventato, no, non abbiamo inventato nulla, copiamo o facciamo meglio quello che qualcuno prima di noi ha sperimentato. Quindi, e quindi trovo importante ridare il giusto valore al territorio che ti ha permesso di poterti affermare nel mondo del design, del commercio in generale, insomma di far sì che la tua azienda possa essere un'azienda selezionata, un'azienda che fa prodotti interessanti, che oggi ha anche un aspetto importante per il green, per il sostenibile, perché giustamente oggi il mondo ruota intorno a questa grande bolla, perché giustamente ci siamo risvegliati che dobbiamo dare una mano all'ambiente, ma fondamentalmente ci siamo svegliati un po' troppo tardi, o forse lo sapevamo prima. Quindi io, diciamo, ripeto, in quello che era il suo racconto mi vedo tanto nel fatto di dire pensiamo a fare un prodotto che possa essere sostenibile, che possa essere ecosostenibile, che è un prodotto generato da un rifiuto, quindi questa è una cosa interessante, molto interessante per un'azienda che comunque vuole affermarsi nel mercato e vuole anche tenere sempre un buon nome, ecco. Io penso anche nel racconto, mi è venuto in mente un po' di cose, no? I trasporti, no? Quando noi diciamo noi siamo carbon free, facciamo sì, tutto. Sì, mi sono fino al vino. Prendiamo e estraiamo dalla montagna marmi preziosi, li vendono a cifre per chi può permetterseli, li esportiamo in tutto il mondo e ci rimane il buco. E quel buco, a parte il costo, perché poi la trasformazione è tutto un costo che è pazzesco, no? Trasporti, navi, la movimentazione in cantiere, fino ad arrivare a dire il prodotto finito. Noi con la Will, che stiamo parlando di 3 mm, considera 3 mm e 70 metri quadrati, ti arriva un pallet grande così, ho ridotto del peso, riduzione dei trasporti, dei costi. Ecco, secondo me questa è una bella innovazione. Poi, onestamente, io non sono d'accordo con lui, perché non c'è niente da innovare, non è vero. Perché noi siamo, e spero di essere il primo, a dire io avevo un'esigenza e avevo un bisogno. E il bisogno me l'hanno dato i designer. In questo caso Aldo Parisotto. Bene, cioè, c'è ancora tanto da innovare, perché secondo me nel mondo dell'arredo tutti si guardano. Io, credetemi, io non guardo gli altri. Io degli altri proprio non guardo. Cosa fanno gli altri? Non lo guardo. Perché ognuno deve essere unico. Io la penso così. Quindi, io un suggerimento che do a lui, che ho visto sul sito perché non lo conoscevo fino a ieri sera tardi, ho detto però vado a vedermi cosa fa, e intanto mi complimento con lui per il prodotto che ha e quant'altro. Lui ha il suo prodotto, la sua immagine, bene. Io ho il mio prodotto, la mia immagine, bene. Tutti mi dicono finché non trovi uno che ti copia. Sì, va bene, un giorno ci sarà qualcuno che mi copia, vuol dire che ho dato l'ispirazione, no? Però se questa sperimentazione non muore mai, tu sei sempre un passo più avanti. Sì, sei sempre un passo più avanti. Ecco, tutti parlano dell'ecosostenibilità. Io credo che se andiamo nelle aziende e vediamo come gestiscono l'energia, perché un'altra cosa importante è che il cemento usa poca energia e poca acqua. L'energia, abbiamo il fotovoltaico sopra, 180 kW sono sufficienti per noi,
e di acqua ne usiamo poca. Addirittura adesso con la pioggia di questi giorni, se la metto da parte, credo che sono a posto, non dico per, come si dice, sono a posto per diversi, sono a posto diversi mesi, perché ne usiamo perché dobbiamo mescolare, diciamo, gli inerti, però ne usiamo poca, quindi poca energia, poco consumo del suolo. Secondo me lì dobbiamo tutti quanti noi andare. Quella è la strada. Poi cosa ci possiamo mettere dentro oggi nelle nostre materie prime? Abbiamo un mondo di scarti. Sì. Un mondo di scarti. Pensiamo a quando mangiamo scarto. Pensiamo che lo scarto, diciamo, del cibo non possa entrare nel cemento? Beh, sarà una bella sorpresa. Ci lavoriamo. Cioè, abbiamo già lavorato, però dobbiamo trovare, ce n'è di più, veramente. Ma io sono totalmente d'accordo con William, penso che davvero è uno scarto, è un passaggio mentale. Poi il bello del nostro lavoro è proprio la ricerca, e la ricerca in questo momento storico non può prescindere dall'attenzione alla sostenibilità, perché poi comunque è fattibile, con piccoli passi. Certo, non è tutto rivoluzionabile in poco tempo, però se tutti ci approcciamo con una grande energia in questa direzione, sicuramente, insomma, un aiuto al pianeta glielo diamo, e ha decisamente bisogno di essere aiutato. Quindi sì, è un tema estremamente urgente, ma anche affascinante, perché comunque da questo momento storico, secondo me, stanno nascendo anche dei materiali interessantissimi, perché naturalmente tutto il tema del riciclato ti porta anche a sperimentare, a creare dei materiali nuovi. Sì, quello quindi, che diceva Nicolò prima, è molto interessante. Io da concordo, questo punto di vista concordo in pieno. Per me rappresenta un business importantissimo, quello di utilizzare prodotti di scarto, comunque prodotti marginali della produzione, perché effettivamente quello che per tanti anni è stato messo di lato perché non serve o non serve più, o perché magari è il più di una produzione, oggi può diventare un elemento importante della nuova produzione e della possibilità anche di studiare come poterlo inserire all'interno di nuovi contesti. Quindi quello io approvo totalmente. Infatti noi, pur essendo un'azienda molto tradizionale nella manifattura, legati a un territorio, legati anche a uno schema ben preciso, perché la ceramica praticamente è fatta da determinati cicli produttivi, non è che possiamo saltarne qualcuno, perché giustamente non è più ceramica, certo, non c'è, quindi il processo della ceramica è quello, ed è scritto per bene, quindi è impensabile. Però l'approccio dell'azienda è quella di cominciare a utilizzare dei prodotti o delle matrici che possono avere una base di sostenibilità o di rifiuto interessante, cosa che nel nostro mondo non è stata mai fatta. Infatti l'utilizzo della cenere vulcanica è una cosa interessantissima, perché ricompattarla a freddo è una cosa che se funziona, perché giustamente le pubblicazioni servono per quello, se funziona potrebbe diventare per noi un materiale interessante, e questo ci permetterebbe anche di essere un'azienda sostenibile, di essere un'azienda che è un materiale stupendo, un colore bellissimo, un materiale energetico. No, ma già, allora il materiale è fattibile, è pronto per essere prodotto, cioè tutto il ciclo è stato totalmente completato. Il problema è che la pubblicazione ti impone che fino a quel momento non puoi andare oltre, perché giustamente per ottenere il brevetto deve essere pubblicato, e che qualcuno potrebbe dire: aspetta, conosco fatto bene l'argomento. Quindi tu sicuramente la storia per arrivare a un brevetto la conosce. Purtroppo in Italia ci sono dei passaggi istituzionali che sono veramente difficili, soprattutto per un'azienda che vorrebbe velocizzare tanti passaggi. E quindi, però, l'aspetto dell'azienda, della sostenibilità, è una cosa interessante e importante. Noi abbiamo ristrutturato questo nuovo spazio, ma utilizzando il fotovoltaico come
fonte di i nostri pannelli non bastano per la nostra potenza, perché 200 kW non bastano, però abbiamo fatto tutte le vasche di raccolta dell'acqua piovana, anche noi non abbiamo accesso all'acqua pubblica, raccogliamo le acque piovane, le filtriamo naturalmente come facevano i romani, quindi non abbiamo sistemi, quindi abbiamo un sistema di filtraggio naturale e poi abbiamo una macchina, un chiarificatore che riprende proprio quest'acqua un po' sporca dagli inerti e la riutilizziamo nel ciclo produttivo. E questo è stato un passo avanti, cioè, poi a volte sono cose stupide, ma che non fa nessuno, cioè, perché effettivamente fare le vasche è un costo, però dico, oggi l'acqua è diventato un bene preziosissimo. Abbiamo pregato fino a ieri che piovesse. Ecco, quindi cioè, paradossalmente fino a qualche anno fa l'acqua è data per scontata, che oggi invece l'acqua è diventata un problema, c'è cioè, un problema di siccità, di calamità, di problemi istituzionali, perché quasi tutte le regioni d'Italia oggi il problema legato all'acqua è diventato un problema fondamentale. Cioè, l'ultimo è stato la regione Piemonte con un provvedimento dell'utilizzo dell'acqua. Dico, ma cioè, l'acqua senza acqua non si va avanti. Cioè, quindi, eppure, quindi a volte la lungimiranza a pensare delle opere stupide può essere oggi di grande aiuto. Dai, finiamo Elisa, abbiamo ancora un paio di Sì, scusami, ci siamo, no, abbiamo noi anticipato il nostro momento di chiacchierata, ma io andrò velocissima perché ecco, questo è un progetto invece altro materiale, ecco, in questo caso la ricerca è stata quella di creare degli oggetti con la ceramica di queste dimensioni. È stato un progetto incredibile, un po' colossale, molto impegnativo, perché abbiamo creato anche questo paravento che aveva un diametro di 2 metri, abbiamo trovato un unico forno in Italia che aveva la dimensione per fare la cottura di questo oggetto, che si è rotto più volte, e poi questa installazione era veramente difficile, perché poi abbiamo dovuto accoppiare anche per creare il contrappeso il ferro nel basamento, e però è uscita fuori questa collezione con una potenza incredibile, proprio perché se la vedete dal vero senti proprio la forza della materia. È un lavoro che abbiamo presentato al MiArt, mentre questo è il nostro appartamento galleria a Milano, in via Solferino, un progetto realizzato con Josefina Kvamhoff-Meyer, e con questa collezione di piastrelle che abbiamo realizzato. E qui noi abbiamo lavorato tantissimo, Elisa Ossino Studio, al progetto dell'interior per forzare proprio l'utilizzo della piastrella in luoghi un po' inaspettati, per cui ecco, in ingresso abbiamo creato questo brick, e abbiamo costruito dei telai, abbiamo fatto tutto questo ripostiglio con questi brick, abbiamo creato una boiserie con la piastrella dipinta a mano, che ha un grid, una croce che crea un grid. Abbiamo lavorato con queste piastrelle tridimensionali che abbiamo appunto disegnato e realizzato, e abbiamo rivestito anche il camino con le piastrelle. E ancora una volta qui il tema del materiale ceramico in questo progetto di interior è stato forzato anche con la scelta di artwork di Officine Saffi, che arrivano dal mondo della ceramica. Le piastrelle invece sono dipinte a mano. E poi appunto l'idea di utilizzare la piastrella in ceramica in un living, che non era una cosa che solitamente si fa, e questo progetto è stato tra l'altro pubblicatissimo, ma perché quando lavori tanto su un materiale è estremamente interessante i risultati che puoi ottenere. Questa è la cucina in cui abbiamo creato un grid a pavimento lavorando con 2 tonalità di colori, un grande ripostiglio che abbiamo disegnato con un cilindro rivestito di piastrelle, e poi un micro pattern sul piano cottura. Anche tutto il piano cottura della cucina è stato realizzato in piastrelle, anche gli imbotti delle porte, il bagno, qui abbiamo disegnato questa piastrella che è un po' un'installazione ottica, perché il bagno era piccolissimo, allora ho disegnato questo qua con l'idea che questa curva diventasse quasi uno optical. E poi l'uso dei mattoni qui, sia nella parete con questa boiserie realizzata con le piastrelle tridimensionali, e il mattone che diventa un filtro, un po' come avveniva nella tradizione araba, e quindi filtra un po' l'ingresso della luce nella camera da letto, che ha ancora una volta il tatami è realizzato con le piastrelle. Quindi è qui anche il fianco
del mobile, l'armadio è realizzato con le porte in ferro, ancora una volta il ferro di De Castelli, e invece il fianco è realizzato con questa piastrella col cerchio tridimensionale che riprende un po' anche il gioco del pavimento storico. Mentre questa è Casa Salvatori, altro nostro progetto abbastanza noto, in cui abbiamo lavorato utilizzando tantissimo il marmo, perché questo era l'appartamento di Gabriele Salvatori, quindi CEO dell'azienda Salvatori. E io volevo un po' raccontare tutta la storia dell'azienda, anche la capacità aziendale. Per cui ho disegnato questi quadri, questi artwork che sono stati realizzati con degli intarsi di marmo e che un po' mostrano anche la capacità dell'azienda di lavorare il marmo in un certo modo. Qui c'è stata tutta la ricerca delle lastre, del colore per creare questi effetti chiaroscurali, e poi è nata anche la collezione di tavolini, proiezioni, che lavora sempre con questo gioco di inserto. E poi un tema che mi è molto caro, perché appunto io mi ispiro molto alla Sicilia, alla nostra terra, dico la nostra perché in questo caso qua siamo in due rappresentanti della Sicilia, e la Sicilia ha questa tradizione incredibile di chiese con questi meravigliosi intarsi di marmo, ma in generale dell'utilizzo di pattern che arrivano un po' da tutta la tradizione anche araba, e qui naturalmente è un'interpretazione molto contemporanea perché sono dei solidi geometrici dove l'effetto delle ombre è costruito tramite l'utilizzo di una lastra più scura. E questo ancora una volta è la madia che ho disegnato per Salvatori, lavorando con una texture plissé che poi fa parte sempre della collezione Salvatori sull'anta, e poi la mia collezione omaggio a Morandi, che un po' riprende il tema morandiano che a me è molto caro, un pittore che amo e che ho guardato tantissimo, mi ha insegnato tantissimo compositivamente anche da un punto di vista della luce. Allora ho voluto fare questo omaggio trasformando un po' questi suoi bottiglie dei suoi dipinti in oggetti tridimensionali e scultorei. E ancora una volta l'anta della cucina che abbiamo disegnato, qui abbiamo tenuto l'anta un po' più alta rispetto al piano perché io volevo che diventasse un canvas, e il pattern attraversa l'anta e quindi passa da un'anta all'altra creando tutto questo gioco di geometria, quindi si trasforma anche il pattern in tavolo e poi tutto il resto degli arredi qui. Ancora una volta in marmo, questo è sempre il mio tavolo. E qui un'installazione creata nello showroom di Salvatori, che noi seguiamo appunto, e qui avevo disegnato quest'idea di un micro pattern che diventa macro e che sale dal pavimento alla parete, e poi l'installazione è amplificata tramite questi specchi, uno specchio dietro una soffitta, e genera un po' questo gioco ottico dove tutti i visitatori si specchiavano. Qui ancora un utilizzo del marmo, sperimentazione del basso rilievo, quindi dall'intarso al basso rilievo, in questo caso delle texture che diventano tridimensionali anche se monocromatiche, e quindi questo gioco di superfici. E quello è il mio progetto Balnea, che ha vinto l'edit di El Decor qualche anno fa. E questo invece è Fontane Bianche, dove per la prima volta con Fantini e con Salvatori insieme abbiamo lavorato a questa finitura in PVD, altro materiale interessantissimo, perché è un materiale che ha una grandissima resistenza e permette di lavorare su diverse colorazioni. E questo invece è I Ching, disegnato per Tubes, ancora una volta qua l'utilizzo di materiale del metallo in diverse finiture, e l'idea dello scaldasalviette che diventa questo tratto minimale, leggerissimo, ti consente di sfilare molto facilmente la salvietta. Però qui insomma io l'ho portato per la materia, quindi non voglio raccontare il progetto, che peraltro ha vinto, è arrivato al quarto premio di design, per cui siamo anche molto contenti di quel progetto. E qui la forzatura dell'utilizzo del ferro nella curvatura. In questo caso abbiamo realizzato questo tavolo con uno spessore di 1 centimetro che gira su tutto il perimetro, e il tavolo si trasforma in un oggetto estremamente scultoreo. E questo invece è un progetto che presenteremo quest'anno, una ricerca che ha avviato a Mini, interessantissima, sulle lane organiche, lane con
anche animali, che c'è tutta una storia bellissima, animali anche che mangiano organico, e tutte le tinture sono tinture vegetali, e quindi abbiamo realizzato poi questa collezione di tappeti, i ciclopi, questi sono ancora render, ma adesso sono finalmente arrivati e sono in showroom, che sono totalmente organici, quindi forme organiche e materiali organici. E qua c'è il nostro cimento, di cui ho portato appunto questa immagine con le piastrelle, ecco, le formelle tridimensionali, le formelle, progetto di cui parlavamo prima, che abbiamo avviato con William. Quindi questi oggetti, anche la collezione di arredi, gioca un po' sulla scomposizione della materia per enfatizzare proprio la materia, per cui c'è una parte di cemento levigato, una parte di cemento sabbiato, e poi questa tridimensionalità che è ottenuta lavorando, non so, questo, non so se sul racconto delle lavorazioni non so mai che cosa possiamo dire, che cosa non possiamo dire, ma insomma William è bravissimo, è stato un progetto estremamente interessante, si può andare a vedere alla statale e in fiera. Ah, in fiera, ottimo. Sì. Bene, noi direi che abbiamo detto tanto, grazie mille per la vostra partecipazione e per la botta di informazioni che mi avete dato, perché secondo me la cosa anche interessante è anche raccontare le aziende e i rapporti che hanno con i designer, che non sempre si è in grado di far trapelare dal prodotto finale, no? È sempre interessante secondo me ricostruire la storia che si nasconde dietro la materia e dietro una collaborazione. Sì. Grazie. Grazie a voi. Grazie.